la seduta del 19 novembre. Il Consiglio regionale ha commemorato la presenza dei familiari l'ex consigliere regionale Giuseppe Filiberti, scomparso il 21 ottobre. L'Assemblea ha poi approvato all'unanimità un ordine del giorno in occasione della giornata dell'infanzia, che impegna la Giunta a predisporre adeguate politiche a favore dei minori, nonché a prevenire la dispersione scolastica e gli abusi sessuali online. Il documento è stato presentato dopo l'incontro con la ONLUS Save the Children. Noi Suma Piemonteis. A Palazzo Lascaris è stata presentata la nuova versione di Noi Suma Piemonteis, l'inno ufficiale dei piemontesi nel mondo. La musica è di Giovanni Vallero e Claudio Chiara, il testo di Domenico Torta, la voce solista di Simona Rodano, l'arrangiamento per coro e orchestra di Fabio Banchio, responsabile del settore arte e cultura dell'Associazione Piemontesi nel Mondo, presieduta da Michele Colombino. Gino Bartali è Giusto tra le nazioni. Grande campione sui pedali e nella vita, a Gino Bartali è stato riconosciuto il titolo di Giusto tra le nazioni dallo Yad Vashem per la sua vicenda umana straordinaria, impreziosita dal coraggio durante il nazifascismo. Il campione è stato ricordato a Palazzo Lascaris per iniziativa del Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, la Comunità Ebraica di Torino e l'Associazione Culturale Recto Verso. Presepi di carta alla Biblioteca della Regione. In viaggio con la carta fra presepi e auguri di Natale è il titolo della mostra visibile alla Biblioteca della Regione Piemonte fino al 10 gennaio. L'allestimento, curato da Marisa Novelli, propone un vasto assortimento di presepi di carta, fotografie, oggetti, cartoline e pubblicazioni su uno dei simboli più tradizionali e coinvolgenti del Natale. Al termine dell'inaugurazione, l'attore Vanni Zinola, della Fondazione Teatro Ragazzi di Torino, ha presentato lo spettacolo Storie di Natale. Valori e modelli dello sport. Presentato al Centro Sociale della Comunità Ebraica di Torino, il ciclo di iniziative connesse con la mostra Lo sport europeo sotto il nazismo, dai Giochi Olimpici di Berlino ai Giochi Olimpici di Londra, 1936-1948, allestita al Museo Diffuso della Resistenza di Torino. Indirizzate alle scuole piemontesi di ogni ordine e grado, le iniziative si propongono come momento di conoscenza e di riflessione per professori e studenti.